età, è stato un uomo di grandi amicizie o di grandi inimicizie? Ma io credo di avere avuto e di possedere ancora moltissime amicizie. Il mio cruccio è quello di non poter conoscere questi tanti amici. E quei pochi che ho potuto valutare fino a fondo, evidentemente mi hanno rivelato delle doti e sostanzialmente un apporto che neppure dei consanguini avrebbero potuto darmi. Si sente di potermi fare un nome solo di una persona che la prima che le viene in mente quando pensa a un amico? Penso a un amico scomparso, a Lombardini, che era un alto dirigente della Pirelli, e penso al 1922, quando l'ho conosciuto in treno, lui reduce di guerra, che andava a Londra ed era la prima volta che andava in Inghilterra. Per lei l'amicizia che cosa è? Solidarietà fra persone che si aiutano, sorriso, simpatia, che cosa è l'amicizia? L'amicizia è una parola che genericamente si distribuisce a buon mercato. L'amicizia vera è l'apporto di sentimenti, di fatti concreti nel momento del bisogno, della necessità, quando arrivano spontanei, senza sollecitarli. Quella è la prova della vera amicizia. Senta, in un mondo, lei ha vissuto nel mondo delle corse, dove è importante vincere, e chi arriva secondo e chi arriva ultimo è lo stesso, hanno perso tutti. Come si può essere amici nel mondo delle corse? Credo che la vera amicizia fra piloti sia difficilissima da riscontrare. Io lo chiamerei cameratismo. Nuvolari e Varzi erano amici. Esteticamente amici. E Villeneuve e Pironi? Ma credo ci fosse anche dei sentimenti che sono quasi scomparsi il giorno che, affamato di affermazione, Pironi lo superò nel Gran Premio di Imola. Quel giorno lei disse qualcosa a loro dopo quel duello che entusiasmò gli italiani, ma li imbarazzò anche, immagino. Ma dissi quello che ho sempre ripetuto ai miei piloti, ai quali non ho mai dato ordini. Ho detto che in quel momento hanno assunto dei rischi non necessari che potevano pregiudicare prima di tutto loro e secondariamente la casa. Lei Pironi, se ritornasse alle corse, lo vorrebbe ancora la Ferrari? Certamente. Ingegner Ferrari, e quando pensa invece a chi non le è stato amico, lei ha qualche episodio, qualche cosa che ricorda, qualcosa che non riesce a dimenticare, malgrado uno come lei che nella vita ha avuto tutto nel bene e nel male, diciamo supera tutto? No. Io francamente cerco di ricordare unicamente i giorni belli passati insieme, mai i contrasti. Se qualcheduno ce l'ha con me o l'ha avuta contro di me, evidentemente ha avuto delle ragioni che io non ho saputo neutralizzare. Lei non si è mai sentito duro, arrogante? Probabilmente sono apparso duro e arrogante per mascherare la mia debolezza. Quando si capisce tutto questo? Quando come lei si è vissuto molto e con grande prestigio, o si capisce anche un minuto dopo che uno ha fatto un atto? Si capisce subito dopo che era possibile ottenere forse di più usando quell'educazione che molte volte dimentichiamo. Lei mi ha detto Pironi lo rivorrei alla Ferrari, è uno come Lauda? Lauda indubbiamente è stato ed è ancora un grandissimo pilota, ma Lauda ha delle necessità che non si conciliano con le possibilità della Ferrari.
riconoscenza e amicizia vanno d'accordo. Ma io lessi una volta un Elzeviro di Renato Simoni che concludeva così: l'amicizia è come il caffè, ottimo finché è caldo. Io non so quale traccia lascerò. Immagino come saranno i coccodrilli che scriveranno tutti gli amici che da tanti anni stuzzico con le mie critiche. L'importante è questo, che io non faccio bilanci. Penso sempre a quello che mi può restare da fare. E ho ancora molte cose che vorrei realizzare, compatibilmente col Padre Eterno. Senta, qual è la cosa che l'ha immalinconito di più in questa lotta di uomo che non voleva perdere? La cosa che l'ha un attimo... risponda pure. Pronto. Mi lasci stare per un momento perché sono occupato. Dica pure. Qual è la cosa che l'ha mortificata di più in questa sua lotta per pensare sempre cosa le rimaneva da fare? Beh, quale miseria umana non ha sopportato? Beh, dirò subito, io me ne offendo quando il prossimo dimostra di non credermi. Perché la mia brutale sincerità molte volte è scambiata per astuzia. È stata una scelta di vita o ha dovuto diventare brutale sincerità? Era più diplomatico da giovane? Non sono mai stato diplomatico. Prima di tutto perché non ho studiato. Come non ha studiato? Lei scrive così bene. Faccio più fatica a scrivere una paginetta in corretto italiano che non a concepire come dovrebbe essere un motore vincente. Quindi la brutalità nell'espressione è una questione unicamente di carattere. Certo, io ho commesso molti errori e soprattutto errori di forma. Lei avrebbe potuto occuparsi di altre gente che non fossero gente che rischia, sa rischiare la propria, sa mettere in gioco se stesso ogni volta che lavora, che sale su una macchina, e avrebbe potuto occuparsi di un altro settore dove la gente avesse meno coraggio? Ma forse se avessi avuto voce avrei fatto il tenore d'operetta. E le piace ancora molto l'operetta? Mi piace tutta la musica accessibile. Qual è quella inaccessibile? Quella che non capisco. Qual è quella che non capisci? È tutta quella che non è orecchiabile. Senta, mi diceva il tenore d'operetta perché anche lì si rischia la stessa, si rischia qualcosa, cioè non si vive confortevolmente. Ma si vive poi in un ambiente festoso, si vive in un ambiente, oserei dire in un ambiente un po' irreale, ma simpaticamente irreale. Che è un po' forse anche il mondo di queste persone sui bolidi. In fondo è un po' irreale tutto quello che loro fanno. No, credo che il rischio che affrontano sia una crudele realtà. Quando lei vede che qualcuno sfrutta questo rischio, 2 anni fa le regole del gioco erano talmente spietate che sembrava che non contasse più il pilota che saliva su un'auto. Lei reagisce in un modo, come scrive qualcuno, violento.
Ecco, non ha mai avuto l'impressione di non farcela, di essere impotente di fronte a questa arroganza di chi non considerava che su una macchina saliva sempre un uomo? Sa, se restiamo il fatto, dovrei dire che sulla morte di un pilota spesso si fanno delle speculazioni. E se c'è qualcuno che ha venduto la morte, beh, la TV fa parte di quelle. La corsa bresciana rivela il suo puntuale carattere di testimone del progresso automobilistico, quel progresso che doveva col tempo sopraffarla. Immagini della Mille Miglia, una corsa che attraversava mezza Italia e ricorda a Ferrari momenti lieti di vittoria ma anche amari come la morte di Alfonso de Portago, nobile spagnolo uscito di strada a 250 all'ora. Quella volta morirono 9 spettatori. Mi raccontò una volta, io sono Enzo Ferrari e alla mia battuta, lei è la persona più famosa fra gli italiani, e mi ha detto questa persona per 3 anni è stato senza passaporto, in un'epoca non lontana. Qualcuno arrivò alla vergogna di accusare lei di qualcosa che era successo alla Mille Miglia, lei il costruttore della macchina. Ma non era una vergogna, era un'imputazione fatta da persona non competente. Certo che il disastro ci fu causato dai famosi occhi di gatto metallici che delimitavano il centro della curva, che poi dopo l'incidente di Guidizzolo, in occasione della Mille Miglia 1957, scomparvero, per poi riapparire recentemente in qualche città di provincia, non so, per delimitare quale spazio, senza pensare al pericolo che motociclisti possono incorrere investendo questi occhi di gatto. Lei non ha mai pensato di alzare le braccia e di tirarsi? Più di una volta. Perché non l'ha mai fatto? Perché il mio più grande terrore è quello di restare disoccupato. Non ha mai avuto offerte per diventare senatore e deputato e nessuno si è mai ricordato magari di farlo senatore a vita. Io sono nato e me ne andrò come uomo di sport. Non ho mai avuto ambizioni politiche. Ritengo che nella vita è molto difficile fare una cosa e farla bene. Non vedo come avrei potuto fare l'uomo politico e continuare a sperare di poter fare macchine da corsa. Quando sente dire Ferrari ha un carattere scorbutico, è vero o è falso? Hanno ragione. Quest'anno lei ha una macchina nuova e per la prima volta, dopo tanti anni, un pilota italiano. Per noi è quasi il massimo di quello che può sperare un appassionato, un tifoso in Italia. Lei l'ha già spiegato, vuole ridirlo alla televisione perché dopo tanti anni ha scelto un pilota italiano e perché quest'anno può vincere un pilota italiano. Ma vede, io ho deciso di riassumere un pilota italiano perché confido che i tempi siano cambiati e maturati. Quando penso a quello che si è scritto contro di me nel 1956, nel 1958... Che lei era Dio Moloch che fabbricava... No, io ero il Saturno ammodernato che mangiava i propri figli. Lei comprende che la differenza era notevole. Purtroppo si muore in tutti gli sport, non soltanto facendo
corse in automobile.